Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi a presentarvi questo GAL Trailer, è una mod di Big Boss Modding che è uscita qualche giorno fa. Ho deciso di presentarvela anche perché è un buon pianale, è fatto bene, come in game è ottimo, funzioni, ne è praticamente pieno zeppo, è una sorta di conversione dell'Agua Stenias, comunque è molto buona e dopo sono anche loro partner, quindi ci tengo anche a valorizzare un po' il loro lavoro, presentare qualche mod, insomma, anche per rispetto loro è giusto, mi sembra giusto così. Allora, la mod è molto buona, graficamente non pesa praticamente nulla, è veramente un ottimo modello, appunto, come dicevo, è pieno di funzioni, si comporta bene in tutte le situazioni di trasporto, come pesi, bilanciamenti. In game è veramente veramente buona, quindi niente, ve la consiglio se appunto vi serve in farm, e comunque è un po' grandina, e guardate qua sulla mappa americana, quindi del tipo sulla Farm Limousine è un po' inutilizzabile. Allora, andiamo a vedere la zeppa di funzioni che ha. Vedete, in F1 ci sono un botto di funzionalità, appunto. Io vado con ordine, con il tasto X iniziamo. Avete la possibilità di estenderlo, di fare l'estensione del pianale lateralmente. Eccoli qua, vedete gli H che si estendono. Vedete, qui ci sono le tavole che scompaiono da qui e praticamente si mettono qua per fare appunto un piano nell'estensione. Successivamente, con il tasto Z avete la possibilità di abbassare le rampe. Con il tasto 4 e con il tasto 5 potete stringere scusate, con il tasto 4 potete allargare. Eccolo qua. E con il tasto 5 lo potete stringere, diciamo, al minimo. Eccolo qua. Poi con il tasto 7 potete sempre allargare le rampe, come avete allargato, diciamo, il pianale. E con il tasto 8 avete la possibilità di mettere i bordi. Eccoli qua. Ok. Successivamente abbiamo la possibilità di, con il tasto 9, sempre tutto numpad, tenete bene a mente questo, avete la possibilità di aggiungere le small ramps, eccole qua, che sono praticamente quelle, le vedete qui, qua. Allora, queste qui abbiamo la possibilità di sempre allargarle e stringerle con il tasto più e meno del numpad, eccole qua. Qui potete appunto avanzare con i mezzi, magari andare con l'asse anteriore sopra sulla parte dove c'è l'aggancio della ralla, quindi potete anche metterci qualche mezzo in più. Ok, allora, con il tasto, gli ultimi tre tasti sono praticamente il tasto 0, il tasto punto e il tasto asterisco. No, scusate, il tasto, oddio, adesso qual è? Punto 0, ok. Con il tasto appunto 0 e punto il numpad avete la possibilità di spostare la spondina davanti. Avete 1, 2 e la terza posizione, che è praticamente quella ultima qua, che praticamente vi fa avere accesso alla parte disponibile del pianale. Eccolo qua. 0 e punto il numpad. Ok, ci siamo capiti. Scusate, ma mi confondo sempre con queste cacchio di tasti qua. Ok, ultime due funzioni, che sono quelle anche più interessanti. Con il tasto slash e asterisco del sempre il numpad avete la possibilità di abbassare i piedini di stazionamento quando caricate. Questi qui adesso, scendiamo un secondo, li vedete che comunque sono alzati da terra perché non c'è ancora peso che grava sul pianale. Comunque adesso, quando andremo a caricare il 4, vedete che toccheranno terra, e vi consiglio di metterli perché vi dà più stabilità nel carico. Quindi andiamo un attimo a caricare la bestia qua. C'è un sound questo trattore che mi piace veramente un sacco. Mi raccomando, andate sempre piano piano, cercate di centrare bene le rampe, perché mi è già successo un fail e di sicuro ne succederà un altro. La miseria porca, l'ho appena detto. Vediamo se riesco ad assumere.
Ecco, vi dicevo, centrate bene le rampe, eccetera, perché veramente se vi incastrate sul pianale qua dovete fare il ripristino perché non ne uscite, parlo per esperienza. Ok, abbiamo caricato, alleluia. Bene, niente, a questo punto vedete che comunque quando caricate roba abbastanza larga si mettono in funzione le estensioni laterali perché veramente vedete che andate fuori sagoma con i cingoli. E vedete che, come avevo detto, le rampe hanno toccato terra appunto con il peso del case. Ok, bene. A questo punto alzate. Vediamo adesso se faccio qualche altro malanno perché qua. Ok. Vedete com'è, va giù il peso. Qui non avete, diciamo, il peso che grava sulle ruote, appena alzate i pistoncini e togliete i supporti, vedete che c'è già il peso appunto sul pianale. E niente, per il resto, fanaleria a posto, fari, diciamo, laterali di ingombro, lampeggianti dietro funzionanti, tutti e due. E basta, fanaleria ottima, frecce funzionanti, molto buone. Ok. Ultima funzione, prima di partire con il tasto B avete la possibilità di attaccare il carico, vedete il corbice relay se attach load. Ok, a questo punto potete andare a spasso dove volete. Guardate che il carico comunque è a posto, potete correre quanto volete che non si scancia neanche morto. Basta, per il resto niente. Sì, vedete, è abbastanza lungo come pianale, quindi mappe un po' grandi e abbiate pazienza con le manovre perché veramente è un po', diciamo, ingombrante come manovra. Ma è un peccato che non ha gli assi sterzanti perché aiuterebbero un po' nelle curve più strette. È un po' una pecca perché veramente qua. Adesso non so se riesco neanche a far manovra, quindi sicuro mi incastro. No, ok. Sì, sarebbero un po' utile averlo sterzante perché aiuta appunto nelle manovre strette, ma comunque vabbè, pazienza. Ok, prendiamo tutto. Niente, questo è quanto di funzioni, non ne ha altre, comunque le ritengo abbastanza buone già così come sono. Appunto, vedete, la moda è abbastanza buona in quello che è. Adesso fra qualche giorno appunto uscirà una versione XL un po' più lunga che vi permetterà magari di caricare le talpe, cioè la Maxtron e la Tektron, quelle delle Grimme, che sono un pochino più lunghe. E basta, io vi ringrazio per avervi piaciuto la moda, spero di aver detto tutto, se ho dimenticato qualcosa fatemi sapere, vi lascio come sempre il link in descrizione e niente, ci vediamo prestissimo. Oggi vi dico che sono andato a filmare l'Oxerion 3008 dal vivo e vi dico che è una macchina mostruosa, io la promuovo come miglior trattore filmato in 2 anni del mio canale, quindi vi farò avere il video, l'ho fatto anche con GoPro, quindi ci ho fatto un bel servizietto, è veramente, veramente un mezzo mostruoso. Niente, vi lascio, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo prestissimo con i prossimi video. Ciao ciao!